Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi con noi Francesco Cavone, Senior Principal di IQVIA, per commentare i primi dati che sono circolati nei giorni scorsi rispetto al mercato della farmacia nel 2022. Dottor Cavone, intanto buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito. Allora, qual è la fotografia che emerge dalle vostre prime analisi rispetto all'andamento della farmacia nello scorso anno? Allora, diciamo che lo scorso anno ha confermato un trend positivo, quindi ancora una volta una crescita nel comparto della farmacia, del canale farmacia, in particolare per dare qualche, per, diciamo, per definire meglio i contorni di questo trend di crescita, possiamo dire che il mercato della farmacia, secondo le nostre stime, chiude il 22 a 27 miliardi, considerando la farmacia canale offline, la farmacia canale online e la parafarmacia, quindi i tre canali retail messi insieme, e diciamo di questo 27 miliardi, circa 12 miliardi sono collegati a un comparto commerciale, quindi a tutto quello che è il mondo della libera vendita, 670 milioni collegati all'e-commerce, il resto che più o meno vale il 52% di 27 miliardi collegato al mondo etico. Se questi numeri dei tre canali retail li declinassimo soltanto per quel che riguarda la farmacia, diciamo che di questi 27 miliardi e 2 la farmacia ha sviluppato 25 miliardi e 6, quindi una fetta sostanziale del mercato retail continua ad essere, si conferma essere nella farmacia, e se lo dividiamo nei suoi due macro comparti, quindi il comparto etico e il comparto commerciale, diciamo che la proporzione di 50-55-45 tra etico commerciale è confermata, e rispetto allo scorso anno entrambi i comparti risultano in crescita. Quindi, a fronte di una crescita di circa il 4,5% complessiva del canale farmacia tra il 21 e il 22, entrambe le aree, farmaco-etico cresce del 2%, comparto libera vendita cresce addirittura quasi dell'8%. Quindi numeri interessanti rispetto all'anno precedente, ma interessanti anche rispetto al 2020, cioè anche i 12 mesi antecedenti, anche rispetto ai 12 mesi antecedenti, abbiamo delle crescite importanti. Addirittura il 2022 rispetto al 2020 cresce dell'8% nella sua totalità, con un comparto commerciale che ha guidato molto questa crescita, perché addirittura il delta, il positivo del 2022 rispetto al 2020 è quasi del 14%. Quindi comparti molto interessanti, comparti che stanno andando bene su entrambi i fronti del canale farmacia. All'interno dei comparti, quali sono i settori che hanno performato meglio e quali invece quelli che magari sono arretrati? Ma questo quello, quello che è interessante notare in questo esame, questo lo facciamo, diciamo, andando a categorizzare un po' i comparti nelle sue macro categorie, quindi mondo integratore notificati, mondo automedicazione, parafarmaco, igiene e bellezza. Possiamo dire che le performance sono state per tutte positive, quindi tutti i comparti tendenzialmente sono cresciuti. L'automedicazione è cresciuta molto di più degli altri canali, degli altri comparti, degli altri prodotti. Gli integratori confermano un trend di crescita abbastanza stabile, cioè se io confronto il trend di crescita dell'ultimo anno con quello degli ultimi 3 anni, gli integratori si posizionano in una condizione di stabilità della crescita, quindi ogni anno crescono tendenzialmente del 7%, mentre per quanto riguarda, per esempio, l'automedicazione, dicevamo prima, è cresciuto in maniera importante, perché è cresciuto di circa il 10% rispetto all'anno precedente e addirittura un 19% rispetto ai 2 anni precedenti. Per quanto riguarda invece il comparto del parafarmaco, come ci si aspettava che succedesse, effettivamente il parafarmaco ha rallentato la sua crescita. Ma questo perché? Perché è finito, o quantomeno si è limitata, la vendita di prodotti collegati a dispositivi di protezione per il Covid. E quindi, diciamo, se leggiamo i numeri
del comparto parafarmaco, vediamo che è un comparto che cresce in maniera molto più limitata, perché cresce di circa l'1% rispetto invece a delle quote di crescita di circa il 7% degli anni precedenti. Interessante anche il comparto dell'igiene e bellezza, che ha ripreso un trend positivo. Ricordiamoci che fino a qualche tempo fa il comparto bellezza, proprio per effetto del lockdown e del Covid, dovuto al Covid, era un comparto che stentava in farmacia. In realtà, in quest'ultimo anno abbiamo registrato una crescita di oltre il 2%, quasi un 2,5% dell'igiene e bellezza. L'unica eccezione in questo panorama la fa il comparto nutrizionale, quindi tutti quelli che sono gli elementi o gli alimenti nell'area nutrizionale, dove, diciamo, per quanto piccolo all'interno del canale farmacia, in realtà questo comparto tende a decrescere, a un trend negativo di anno in anno, quindi tende un po' ad essere sempre più limitato, sempre più confinato all'interno del canale farmacia, andando invece a, diciamo, posizionarsi su canali alternativi, canali di retail alternativi alla farmacia. Quindi quadro positivo nel suo totale, ma quadro positivo anche per le singole aree di prodotto, per i singoli comparti di prodotto, e ripeto, con gli integratori che continuano a guidare in maniera significativa la crescita, ma anche il mondo dell'automedicazione, la compensazione, tutto quello che è la parte OTC, che guidano un po' quelli che sono i trend positivi della farmacia italiana. Senta, per finire, voi che avete sempre antenne sensibili in Aicuvia, quali sono le grosse sfide dell'immediato per tutta la filiera della distribuzione? Ma diciamo che, come ormai raccontiamo da diverso tempo, questo è un momento di evoluzione, di cambiamento. Ora stiamo, diciamo, affrontando delle tematiche contingenti legate all'instabilità politica, che determinano anche situazioni importanti. Quindi lo stiamo leggendo in questi giorni, abbiamo da affrontare delle situazioni di tipo tattico rispetto anche a quelle che possono essere le carenze o le difficoltà di recupero, di reperimento delle materie prime. Quindi sicuramente ci sono delle azioni tattiche collegate a uno scenario macroeconomico che ci circonda importanti. Però, diciamo, se lo vogliamo discutere in una logica anche di evoluzione, in un medio-lungo termine, sicuramente, diciamo, una delle tematiche più importanti che vediamo nel comparto della farmaceutica è sicuramente un'opera di trasformazione in ottica digitale. Sicuramente la parte di adeguamento, digital transformation, di adeguamento a quello che è il mondo della digitalizzazione, sicuramente è un tema caldo, perché noi leggiamo nell'immediato, possiamo dire, possiamo tradurlo in quello che è l'e-commerce in farmacia, che continua a crescere, continua ad avere un valore significativo, perché anche rispetto, come dicevamo prima, se la farmacia è cresciuta nel canale offline, anche l'e-commerce nel canale online sta continuando a crescere con dei tassi importanti, anche superiori al 20%. Quindi sicuramente questi sono elementi importanti. Ovviamente tutto questo dobbiamo anche calarlo su quello che è il panorama italiano, dove la legislazione, i cambiamenti legislativi potrebbero portare a un'evoluzione del territorio, di quello che è, diciamo, oggi è l'interazione territoriale con la farmacia, o con quelle che possono essere le nuove strutture, o comunque l'adeguamento di quelle che sono le strutture esistenti per un'assistenza sanitaria territoriale. Quindi sicuramente cioè il posizionarsi, o comunque a ragionare con quello che potrebbe essere il nuovo assetto territoriale, può essere importante, ed è qualcosa che dobbiamo tenere in conto. Per cui diciamo che questi sono dei fenomeni che stanno andando a toccare, che stanno andando un po' a determinare quelle che sono le strategie di canale, le strategie di posizionamento del comparto farmaceutico, senza dimenticare, come abbiamo ricordato, l'e-commerce, che c'è un fenomeno che continua nel suo processo evolutivo, che è il fenomeno delle catene dei network di farmacie. Anche quello, vediamo che più andiamo avanti nel tempo e più comincia a consolidarsi, comincia a prendere sempre più posizione. Quindi anche in questa logica di assetto territoriale più ampio, dove non c'è soltanto la singola farmacia, ma cominciano ad essere le catene di farmacie, potrebbero cominciare a nascere un'interazione anche con quelle che possono essere le case di comunità, la gestione dei medici di medicina generale, che cambia
il modello rispetto al passato, sia per, diciamo, quella che è la diminuzione del medico di medicina generale, ma quello che potrebbe anche essere il suo nuovo assetto, sicuramente, diciamo, aiutano a guardare, aiutano a vedere, a prefigurare un modello di sanità territoriale in un contesto retail con la quale fare i conti e quindi con la quale, diciamo, interfacciarsi per poterla poi gestire al meglio dal punto di vista delle aziende farmaceutiche anche. Bene, ringraziamo Francesco Cavone, signor Principal di IQVIA, per essere stato con noi. Grazie, buon proseguimento e buon lavoro. Grazie a voi e saluti a tutti, grazie.